Rieccoci ad un nuovo appuntamento della serie Best Seller Tasting, una raccolta di video che ha l'intento di raccontarvi il mondo di Room Nation, creato da Fabio Rossi nel 1999. A differenza del whisky scozzese, il rum è possibile invecchiarlo anche in aree diverse da quelle di produzione e l'interazione tra il distillato e il legno è molto differente, influenzata dai fattori climatici che lo favoriscono o lo rallentano. Fabio Rossi ritiene fondamentale il discorso dell'invecchiamento in due fasi. La prima, solitamente a livello del mare e a temperature tropicali, quindi piuttosto accelerata. La seconda, quella in Europa, solitamente in Gran Bretagna o in Italia, a seconda del prodotto, più lenta. Entrambe sono fasi fondamentali per l'evoluzione del profilo aromatico del distillato, perché creano aromi differenti. La prima, che è più drastica, consente al distillato di perdere quelle che sono delle note giovani e di acquisire ulteriore dolcezza e un carattere fruttato. La maturazione continentale, invece, permette al distillato di ottenere degli aromi più fini, ma soprattutto consente in maniera più accurata di controllare l'andamento della maturazione, quindi l'andamento del il controllo del profilo aromatico del distillato utilizzando botti di dimensioni diverse. Realizzato in una delle più rinomate distillerie di Panama, secondo ricetta tradizionale, vi presento il rum a cui questo video è dedicato. Il Panama 10 anni. Un classico stile latino, in cui le dolci melasse vengono distillate in alambicco a colonna e maturate in botti di bourbon, per ottenere un fragrante e piacevole aroma. Molti furono i master distiller cubani che trovarono casa a Panama e qui portarono la loro arte. Le selezioni di Panama della gamma di Room Nation hanno ricevuto un'attenzione particolare. Sono infatti presentate in diverse release. La prima è quella che vi sto presentando in questo video, cioè il Panama 10 anni, e poi ci sono anche due versioni decanter, un Panama 18 e un Panama 21. Quest'ultimo nato dalla collaborazione con Don Francisco Fernandez, master blender con più di 40 anni di esperienza nella produzione di rum invecchiati in America Centrale e in America Latina. Andiamo ad assaggiarlo. Ed eccoci quindi alla degustazione di questo Panama 10 anni. Il colore ci fa venire in mente quello del miele, sembra con questi riflessi, miele di castagno, direi. Sentiamo il profumo. Fresco, leggero, delicato, dolce e anche un po' fruttato. Quello che mi aspettavo nella parte olfattiva viene confermato, infatti, al gusto. Lo trovo leggero di corpo, ma con una certa untuosità, in cui prevale la dolcezza della canna da zucchero, senza però essere stucchevole. Miele, uva sultanina, anche del cioccolato al latte e anche un po' di nota agrumata, arancia direi, albicocca. Pulito, morbido e questa dolcezza che non stanca. Cosa possiamo dire di questo rum? Direi diretto, accessibile, un ottimo rum che va bene per chi non si è mai avvicinato a questo mondo, quindi quello che viene chiamato un entry level, un rum adatto per cominciare a conoscere il mondo del rum e le sue degustazioni, o semplicemente per chi ama lo stile latino, dolce e spensierato. Salute.